suggestivo percorso che va dalle chiese barocche alle torri d'avvistamento, dai centri storici con le loro viuzze e le loro corti agli agriturismi, da musei ai parchi archeologici, senza tralasciare la qualità dei prodotti che l'enogastronomia locale offre. È questo il fulcro rurale del gruppo di azione locale Serre Salentine, quel territorio del sud Salento che va dal cristallino Mar Ionio fino alla rigogliosa Serra di Casarano. Qui ricchezze ambientali, naturali, architettoniche si fondono alla vita quotidiana, offrendo una vetrina che riesce a stupire e meravigliare costantemente il turista. Storia, natura, tradizione, cultura, artigianato ed enogastronomia convivono e si offrono in tutta la loro bellezza in sintonia all'ospitalità di gente disponibile, dedita ad una vita semplice e genuina con uno sguardo al passato. Un percorso visivo, sensoriale ed emozionale che rende il territorio del Galla Serre Salentine un percorso unico e di qualità. Dottoressa, i centri storici rappresentano un diversivo dell'ospitalità turistica del Salento. Bellezze architettoniche, storiche, paesaggistiche si uniscono alla recettività. Qual è il modus operandi sia nel Salento ma anche nelle Serre Salentine di Puglia Promozione e anche di questa nuova impostazione turistica della Regione Puglia? Il turista oggi ricerca per la sua vacanza un momento esperienziale, un'avventura, un ricordo importante e quindi vuole emozionarsi. Nei nostri centri storici, nel bellissimo Salento, riscopre un'antichità unica e un'identità rarissima. Vive un momento culturale, il turista è sempre più impegnato e sempre più aggiornato, per cui vuole scoprire cose nuove. Noi abbiamo 100 centri storici da visitare, con la possibilità di scoprire non solo i luoghi ma anche i sapori, i profumi dei nostri centri storici. In particolare sicuramente quelli dell'entroterra più che quelli visitabili al mare, proprio per la tipicità e la particolarità del viaggio che sceglie. Il turista che sceglie il Salento e il territorio dei 14 comuni delle Serre Salentine è un turista che attento, informato anche attraverso i portali messi a disposizione dalla vostra da Puglia Promozione. Il turista è un turista che sceglie una vacanza prima ancora di arrivare in un territorio e la sceglie in funzione di quelle che sono le sue esigenze e quelle della sua famiglia, puntando appunto a un turismo nautico anziché non gastronomico, culturale, e nella nostra bellissima Puglia può trovare tutto questo e sceglie a monte appunto attraverso i motori di ricerca, attraverso internet, per cui noi attraverso il sito di Puglia Promozione e tutta una serie di informazioni che facciamo navigare attraverso anche i social network presentiamo un'offerta complessiva e globale che permette appunto di soddisfare le molteplici esigenze di un turista sempre più impegnato, sempre più alla ricerca di qualcosa di diverso, di qualcosa di importante. In questo territorio, nel territorio del Salento, un territorio vasto e variegato, le Serre Salentine si possono imporre come accoglienza diversa anche rispetto ad altre località, perché unisce il mare e l'entroterra con le sue tipicità e soprattutto con la sua accoglienza e l'artigianato tipico. Il Galla ha fatto un ottimo lavoro anche di aggregazione, di composizione di quella che è l'offerta turistica del territorio. Sicuramente le Serre Salentine hanno la loro peculiarità, la propria identità che va valorizzata rispetto all'offerta che si può trovare sul territorio, il mare, l'enogastronomia, la cultura, l'artigianato che rappresenta un'identità importante di un territorio, rappresentano comunque fattori di crescita. Tutto questo rappresenta una destinazione ideale per un turista d'affari, per un turista che viene con la famiglia, per un turista alla ricerca di cultura, di conoscenza, per il turismo religioso. Quindi crediamo di avere un'offerta importantissima partendo dai Gall e poi per tutta la regione. Le Serre Salentine però sono anche apprezzate dai turisti per i loro piccoli borghi antichi che si nascondono nelle sue aree meno conosciute. Nelle Serre Salentine infatti i centri storici costituiscono un patrimonio unico nel suo genere che è rimasto sostanzialmente intatto anche se spesso in stato di abbandono. Per questo, il gruppo di azione locale ha puntato molto la sua attenzione all'incentivazione di attività turistiche attraverso proprio la creazione di strutture di piccola recettività nei centri storici. La misura in questione, la 313, ha avuto proprio l'obiettivo di diversificare l'economia del comprensorio territoriale delle Serre Salentine
valorizzando in chiave turistica le risorse locali, sviluppando prodotti turistici che sappiano coniugare l'offerta ricettiva con l'offerta di prodotti tipici, con la fruizione di siti naturali e con le risorse storico-culturali. Introdurre servizi al turismo rurale e promuovere sistemi di reti di supporto. Il GAL Serre Salentine, quindi, con la misura 313 Azione 5, creazione di strutture di piccola ricettività, ha previsto la riqualificazione e l'adeguamento di immobili, nonché l'acquisto di arredi e di attrezzature per lo svolgimento di attività ricettive di piccole dimensioni, nei centri storici e organizzate in forma innovativa di ospitalità compatibili con le specificità edilizie e architettoniche del patrimonio edilizio storico del comprensorio rurale interessato. La scommessa del GAL, ora, è quella di affidare tutte le strutture ricettive, sorte in seguito al bando, ad una gestione unitaria. Questa è la sfida per il gruppo di azione locale, una tipologia di turismo relazionale prima per il territorio delle Serre Salentine, che comporta una visione unitaria di sviluppo turistico e dunque l'unione di tutti i beneficiari proprietari di unità abitative finanziate con una gestione unitaria, con la messa a disposizione dei servizi comuni, la gestione dell'incoming e delle prenotazioni, la realizzazione di iniziative promozionali indirizzate a prolungare il periodo di utilizzazione degli alloggi. Gli interventi di recupero e restauro conservativo degli immobili garantiscono la salvaguardia storica, sociale e culturale del tessuto urbanistico in cui sono inseriti e di rispetto dello stile storico, architettonico e decorativo originario che li caratterizza, al fine di ospitare il turista in un contesto ambientale ricco di storie e tradizioni e consentire allo stesso di vivere un'esperienza autentica all'interno del borgo storico.